Secondo Raimondo da Capua, che trasmette le confidenze ricevute da Caterina, il Signore Gesù le apparve con in mano un cuore umano rosso splendente. Le aprì il petto, ve lo introdusse e disse: «Carissima figliola, come l'altro giorno presi il tuo cuore che tu mi offrivi, ecco che ora ti do il mio, ed ora innanzi starà al posto che occupava il tuo». Caterina ha vissuto veramente le parole di San Paolo: «Non vivo io, ma Cristo vive in me». Il secolo in cui visse il XIV fu un'epoca travagliata per la vita della Chiesa e dell'intero tessuto sociale in Italia e in Europa. Tuttavia, anche nei momenti di maggiore difficoltà, il Signore non cessa di benedire il suo popolo, suscitando santi e sante che scuotono le menti e i cuori, provocando conversione e rinnovamento. Caterina è una di queste, ancora oggi la ci parla e ci sospinge a camminare con coraggio verso la santità, per essere in modo sempre più pieno discepoli del Signore. Nata a Siena nel 1347, in una famiglia molto numerosa, morì nella sua città natale nel 1380. All'età di 16 anni, spinta da una visione di San Domenico, entrò nel terzo ordine domenicano, nel ramo femminile detto delle mantellate. Rimanendo in famiglia, confermò il voto di verginità fatto privatamente quando era ancora un adolescente, si dedicò alla preghiera, alla penitenza, alle opere di carità, soprattutto a beneficio degli ammalati. Quando la fama della sua santità si diffuse, fu protagonista di un'intensa attività di consiglio spirituale nei confronti di ogni categoria di persone: nobili, uomini politici, artisti e gente del popolo, persone consacrate, ecclesiastici, compreso il Papa Gregorio XI, che in quel periodo risiedeva ad Avignone e che Caterina esortò energicamente ed efficacemente a fare ritorno a Roma. Viaggiò molto per sollecitare la riforma interiore della Chiesa e per favorire la pace tra gli Stati. Anche per questo motivo il venerabile Giovanni Paolo II la volle dichiarare compatrona d'Europa. Il vecchio continente non dimentichi mai le radici cristiane che sono alla base del suo cammino e continua ad attingere dal Vangelo i valori fondamentali che assicurano la giustizia e la concordia. Caterina soffrì tanto, come molti santi. Qualcuno pensò addirittura che si dovesse diffidare di lei, al punto che nel 1374, 6 anni prima della morte, il capitolo generale dei Domenicani la convocò a Firenze per interrogarla. Le mise accanto un frate dotto ed umile, Raimondo da Capua, futuro maestro generale dell'ordine. Divenuto suo confessore e anche suo figlio spirituale, scrisse una prima biografia completa della santa che fu canonizzata nel 1461. La dottrina di Caterina, che apprese a leggere con fatica, imparò a scrivere quando era già adulta, è contenuta nel dialogo della Divina Provvidenza, ovvero Libro della Divina Dottrina, un capolavoro della lettura spirituale, nel suo epistolario e nella raccolta delle preghiere. Il suo insegnamento è dotato di una ricchezza tale che il servo di Dio Paolo VI nel 1970 la dichiarò dottore della Chiesa, titolo che si aggiungeva a quello di compatrona della città di Roma,
per volare del Beato Pio IX, e di patrono d'Italia, secondo la decisione del Venerabile Pio XII. In una visione che mai più si cancellò dal cuore e dalla mente di Caterina, la Madonna la presentò a Gesù, che le donò un splendido anello, dicendolo: «Io, tuo Creatore e Salvatore, ti sposo nella fede, che conserverai sempre pura fino a quando celebrerai con me in cielo le tue nozze eterne». Quell'anello rimase visibile solo a lei. In questo episodio straordinario cogliamo il centro vitale della religiosità di Caterina e di ogni autentica spiritualità, il cristocentrismo. Cristo è per lei come lo sposo con cui vi è un rapporto di intimità, di comunione e di fedeltà. È il bene amato sopra ogni altro bene.